Il mondo della scuola in Sardegna stamattina è sceso in piazza per chiedere alla Regione e al Governo nazionale di programmare interventi e risorse che consentano di superare l'emergenza sanitaria con rientro in classe di insegnanti e alunni, ma anche di attuare una riforma strutturale. Stamattina, promossa dai sindacati confederali e autonomi, una folta delegazione di insegnanti ha attuato un sit-in a Cagliari davanti alla sede del rappresentante del Governo in Sardegna. Queste le parole di Michele Carus, segretario regionale e generale della CGIL, sullo stato della scuola in Sardegna e in Italia. È ferma come nel resto del paese, un paese che ha scelto di discutere di tutto, di far finta anche di discutere di tutto, come da noi in Sardegna per esempio si è fatto per 3 settimane intorno a questa baggianata del passaporto sanitario impossibile, e non si parla del tema che è forse più importante perché riguarda il futuro del nostro paese, della nostra regione, cioè i giovani, i ragazzi, gli alunni, i bambini. Per loro non c'è un euro, per loro non c'è un piano. E se c'è, nessuno lo conosce, non si sa con chi ne stiano discutendo, né in regione né nel resto del paese. Il governo ha adottato l'ultimo decreto nel quale stanzia per le politiche scolastiche risorse insufficienti. Eppure servono grossi investimenti sull'edilizia scolastica per trovare nuovi spazi in cui dislocare i bambini, gli alunni in classi non pollaio, e serve un grosso investimento per il rafforzamento del personale, ad iniziare dalla stabilizzazione dei precari, che sono tantissimi, cogliendo questa grande occasione per fare una riforma veramente avanzata che ci è stata fornita dalla tragedia, ahimè, del Covid. E invece siamo qui al palo con la riproposizione delle vecchie ricette che non possono rappresentare un motivo di soddisfazione perché disinvestono sul futuro, e noi protestiamo per questo motivo e siamo portatori di una proposta differente che vorremmo poter sottoporre alla nostra giunta regionale, al sistema delle autonomie locali e al governo di questo paese, perché si decida realmente a fare l'investimento che la scuola merita. Se questo non lo terremo, continueremo a farci sentire anche nei prossimi giorni, con tutte le azioni di mobilitazione e di protesta che l'intero movimento sindacale può mettere a servizio di questa giusta causa.